Muy buenos días model, bentornate sul mio canale. Oggi parliamo di sovrappeso e obesità. Non lo risolveremo con dieta, non lo risolveremo con deficit calorico, non lo risolveremo con attività fisica. Faremo un bel ragionamento. Io sono da 15 anni nel settore del fitness, sono stato un culturista per tanti anni, ho visto tantissime centinaia di persone, quindi ho avuto anche modo di lavorare direttamente con le persone perché ho avuto una palestra per 4 anni e poi ho continuato col coaching in generale in giro per il mondo, in realtà online e in tutti i modi che ad oggi ci sono. Personalmente ho sempre avuto problemi di metabolismo lento, ho sempre avuto problemi a dimagrire, ho sempre fatto fatica a perdere peso e al contrario ingrassavo molto facilmente. Ho sempre avuto questo problema. La soluzione che viene data al giorno d'oggi dai libri, dai professionisti, da tutti è: fare dieta. Sei sovrappeso? Devi fare dieta. Sei obeso? Devi fare dieta. Sei grasso? Devi fare dieta. Che dieta? Basta che abbia un deficit calorico, quindi non viene distinto più nulla. Si può mangiare un po' di tutto nelle giuste quantità. Questa frase è micidiale, che dopo professionisti che studiano 10 anni, 15 anni, dicono ma no, mangia un po' di tutto nelle giuste quantità. È una bugia, non è la verità. Se si segue studiando, si vedono tutti i problemi che poi una persona può avere e che io stesso ho avuto, non è vero. E non solo, mangiare un po' di tutto, incluse quelle schifezze che tanto basta contare le calorie, incluse schifezze confezionate, a me dieta più schifezze hanno causato disturbi alimentari. Quindi mangiavo in modo impulsivo, incontrollato, ovviamente causandomi sovrappeso. Quindi questo mi ha portato a studiare, mi ha portato a fare un mio percorso personale per cercare delle risposte. Quindi da qui il motivo per cui faccio tutto questo. E lo condivido con persone che possono avere questo stesso problema e essere incappate in questi stessi problemi, che sono pesanti, influenzano anche tutta la vita, perché quando tu non hai più il controllo sul cibo, ma il cibo ha il controllo su di te, non è vita. Quindi sovrappeso e obesità non sono il problema, sono una conseguenza. Al giorno d'oggi questo è un altro tema, si tende a: hai un problema, prendi X, hai problema Y, prenditi Z. Non si tende a cercare la causa e quindi risolvere il problema, ma si tende a tappare il sintomo. La medicina al giorno d'oggi fa questo: tappa i sintomi, ti senti male, ti faccio stare bene, ma non ti cura alla radice il problema. In un certo senso sarebbe un mantenere malato, perché se io do una terapia, la persona non guarisce, gli spariscono dei sintomi, ma non guarisce, quindi lo mantengo malato, che è il contrario di guarire. Quello che ho cercato di fare negli anni è cercato di capire le cause. E su sovrappeso e obesità, di base, molte volte c'è un metabolismo lento. E ora mi viene in mente una cosa che non ho aggiunto qua. Poi ne parliamo. Quello che studiando ho scoperto sopra il metabolismo lento, se questo è il problema che pensi di avere, e se hai sovrappeso e obesità, molto probabilmente hai un metabolismo lento, in realtà sono una serie abbastanza lunga. Quindi noi non andremo semplicemente a spegnere il sintomo, ma andremo a lavorare sulle cause. La prima causa è appunto un metabolismo lento. Che cosa significa? Il metabolismo sono la somma di tutti i cambi e movimenti che il corpo fa per trasformare il cibo in energia. Se questa energia, anziché venire utilizzata in energia, viene immagazzinata in grasso, in questo caso ho un metabolismo lento, un metabolismo che non sta funzionando bene e io mi ritroverò con poca energia. Infatti le persone che generalmente sono sovrappeso, obese, ingrassano facilmente, fanno fatica a dimagrire, hanno scarsa energia ed è assolutamente corretto, tutto quadra, diciamo, che ci sia una mancanza di energia. Quindi noi lavoreremo sul migliorare la produzione di energia che viene proprio a livello cellulare. Miglioreremo i livelli di ATP e letteralmente miglioreremo il metabolismo a questa persona. Questo è quello che ho fatto su di me e che faccio su tante persone che impattano su di me, anche gratuitamente guardandosi il canale YouTube. Prima causa abbiamo detto metabolismo lento, seconda problemi di tiroide. La tiroide è un argomento molto ampio, ma la tiroide
Quindi parlando sempre di metabolismo e tiroide, che cosa fa? Se questa è la cellula, questo è il questi sono i mitocondri all'interno, la tiroide decide letteralmente quanto ossigeno entrerà. E l'ossigeno ovviamente è fondamentale affinché possa venire prodotto ATP, che è letteralmente l'energia. Ok? Quindi se manca ossigeno non c'è energia. La tiroide decide, amministra questo. Quindi molto importante ripristinare una tiroide che possa funzionare bene, che abbia una buona conversione di ormone T4 in T3, è una tiroide che funzioni bene. Un altro punto è la dipendenza da zuccheri. Le persone al giorno d'oggi, io ero dipendente dagli zuccheri, e fin tanto che consumiamo certo tipo di cibi ne rimaniamo schiavi. Ho fatto altri video dove parlo della dipendenza da zuccheri e c'è un protocollo in realtà che faccio applicare. Prendo il librone del personal program che lo trovate su Model Soups e uno degli step da fare quando noi vogliamo migliorare il metabolismo è rompere la dipendenza da zuccheri, che è un protocollo di 48 ore di 2 giorni dove vado a eliminare completamente tutte le forme di carboidrati, perché i carboidrati sono comunque creano dipendenza, e consumeremo solo uova, carne, pesce per 2 giorni. Però andate a vedervi il video sulla dipendenza, perché ovviamente sono tutti argomenti che richiedono di parlarne per giorni, però non vorrei che questo video durasse giorni. Un'altra scoperta importante è stata quella degli alimenti aggressori, ossia degli alimenti che generalmente sono i cereali, sono le farine, sono il pane, ma possono essere anche qualsiasi altro alimento. Che cosa fanno? Senza che io lo sappia, indipendentemente dalle quantità, mi causano un eccesso di glucosio che a sua volta mi scatenerà un eccesso di insulina. Glucosio più insulina in eccesso sono la formula per ingrassare. Quindi fin tanto che io sto consumando alimenti che mi causano un eccesso di insulina e glucosio, vabbè, ci siamo capiti, io non potrò dimagrire, non potrò perdere peso, ma non potrò nemmeno tranquillizzare il mio sistema nervoso. Il sistema nervoso decide tutto nel corpo, decide i battiti del cuore, respirare, la digestione, decide, comanda tutto. Abbiamo due lati, eccitato e passivo, simpatico e parasimpatico, e le persone che generalmente hanno problemi di tiroide, che hanno metabolismo lento, che hanno disturbi del sonno, che hanno stipsi, generalmente hanno un sistema nervoso eccitato, troppo stimolato. Quindi tranquillizzare il sistema nervoso è un punto importante. Come lo tranquillizzo? Può dipendere da tanti fattori. Uno tra tutti, la disidratazione. Anche semplicemente uno stato di disidratazione non mi consente una buona produzione di energia e mi mantiene uno stato di allerta, come appunto disidratazione, ma può essere anche un deficit nutrizionale, una mancanza di vitamine, un'alimentazione, quelle di al giorno d'oggi dove mangiano pasta, mangiano 65% di cereali, farine, eccetera, legumi che sono antinutrienti. Che cosa ci dà come risultato? Uno stato di carenza nutrizionale o di vitamine o di minerale cronico. Questo attiva il sistema nervoso, mantiene il sistema nervoso eccitato in allerta. Il sistema nervoso eccitato è un sistema nervoso che noi dovremmo utilizzare 10 minuti, 5 minuti nell'arco di una giornata, e nella nostra evoluzione era per questione di sopravvivenza, era per lottare o fuggire. Al giorno d'oggi, con tutto lo stress che c'è, stress nutrizionale, stress emotivo, stress perché c'è da pagare qualcosa, qualsiasi tipo di stress, il sistema nervoso è fuori controllo. Un minerale importantissimo per tranquillizzare il sistema nervoso, e il mondo più dell'80% ne è carente, è il magnesio. Quale magnesio? Metabolic Mag. Metabolic Mag, lo trovate, metto il link qui sotto, è un magnesio tra i più assorbibili, combinato con potassio, che in natura sono sempre uniti. Se volete che sia ricostituente, questo magnesio che prendete deve avere anche del potassio, deve avere anche altri minerali, ma soprattutto deve avere lo zinco. Lo zinco è un minerale importantissimo per tante funzioni, ma proprio è importante affinché il magnesio possa far da ricostituente. Quindi Metabolic Mag, c'è tutto quello che serve, è sempre sold out, lo so, però comunque questo è uno dei migliori.
E io consiglio questo, il magnesio, proprio perché c'è una carenza a livello mondiale, è un fattore importante per migliorare il metabolismo. E, ok, altro fattore ovviamente è dieta scorretta. Chi mi segue lo sa da sempre, applico la libertà alimentare. La libertà alimentare è un'alimentazione libera da grammature, libera da conteggi calorici, libera da conta dei macro, ma che però prevede alimenti secondo natura, quindi non alimenti raffinati, trattati, manipolati, perché un eccesso di alimenti raffinati danneggia il mio metabolismo. E non è vero quindi che basta contare le calorie, perché se io faccio il furbo, ma conto le calorie, sì, però ti stai causando tutta un'altra serie di problemi, ti stai danneggiando il metabolismo, stai danneggiando la tiroide. E quindi cercherei, e lo sto anche spiegando il perché, questa teoria che dilaga, soprattutto in Italia, perché in realtà in altri paesi, in America, ci sono medici che veramente fanno danno di quegli insegnamenti e di quelle nozioni, di quelle informazioni che sono fantastiche. In Italia no, mangia di tutto, pane, pasta, dolci, basta che conti le calorie, cioè l'età della pietra veramente. Sonno, dalla qualità del sonno di una persona noi possiamo capire lo stato di salute che questa persona ha. Una cattiva qualità del sonno ha ancora a che vedere con un sistema nervoso eccitato, e quindi vedete come è una reazione a catena, no? Ma una mancanza di sonno ha a che vedere anche con una scarsa produzione di energia, quindi un metabolismo lento, dato dal processo che abbiamo visto prima. Quindi mancanza di energia mantiene il mio corpo in allerta. E il corpo cosa fa in mancanza di ossigeno, mancanza di energia? Per primo, funzioni vitali, funzioni degli organi. Per ultimo, accelerare il metabolismo, ovviamente. Quindi raggiungere un sonno perfetto, e qui menziono ancora la mia guida, ma qui all'interno c'è veramente tutto, questo fa parte del personal program, c'è una guida che si chiama Sonno Perfetto, no, questo era tiroide, problemi e soluzioni, alimenti aggressori, sono perfetto. Questo, ci sono tutte le tecniche, strategie, cose da fare, non fare, alimentazioni per raggiungere un sonno perfetto, senza l'utilizzo di niente, ma semplicemente ritrovando i propri naturali cicli ed equilibri, molto importante. Ultimo, ma non ultimo, anzi non ultimo perché poi ne ho aggiunto un altro, Stipsi, soprattutto nella donna, è un problema che mi accumula sostanze tossiche, sostanze che dovrebbero essere evacuate, rimangono nel corpo, aumentano i livelli di tossicità. Quindi migliorare la stipsi è qualcosa che va fatto, e si fa come? Sempre con gli stessi discorsi, tranquillizzando il sistema nervoso, assumendo magnesio, fondamentale, idratandosi, con la libertà alimentare, tornare ad alimentarsi secondo natura. E insomma, nei passaggi dovreste ritrovarvi anche con una migliore regolarità intestinale. Ultimo, ma non ultimo, molto interessante, gli obesogeni. Ad oggi viviamo in un mondo inquinato, ci sono circa 12.000 o 13.000 obesogeni, sono sostanze che interferiscono con il nostro sistema endocrino, distruggono la nostra produzione ormonale. Uno tra tutti, la soia. Ormai la soia, a parte chi se la mangia di proposito, ma la soia ormai è nella catena alimentare, quindi in qualsiasi cosa noi mangiamo potrebbero esserci tracce di soia. La soia distrugge il sistema endocrino, soprattutto maschile. Questo è il motivo per cui si vedono tanti uomini, ragazzi giovani, sempre più infemminati, sempre meno maschi. E gli obesogeni sono sostanze, ho fatto un video sugli obesogeni, lo trovi qua su YouTube, sono sostanze che indipendentemente dalle calorie e la dieta possono fare ingrassare, perché si è visto che aumentano il numero di cellule adipose e aumentano il volume delle cellule adipose. Quindi cercare di eliminare quanto più possibile gli obesogeni è qualcosa che aiuta. Ovviamente sono tutti fattori scollegati dal semplice sei sovrappeso fai dieta, che a un certo punto è anche fastidioso, perché se uno ha un problema di sovrappeso e obesità bisogna capire la causa, non tappare il sintomo. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie brucia grassi e metabolismo lento, in questo canale parliamo proprio di questo, condividi questo video con qualcuno che può averne bisogno, lascia un like, lascia un commento, e ti invito a
prendere il Personal Program, che è un librone grosso così, dove hai tutte le informazioni che vuoi per risolvere il problema di sovrappeso e obesità, senza fare dieta, senza deficit calorico. Ah, ultimo punto, perché ho detto di no attività fisica? Molto importante, perché una persona quando è in questo stato ed è senza energia, la persona non è nelle condizioni di spendere ulteriore energia per l'attività fisica. Devo prima tornare a sentirmi pieno di energia. Quando mi sentirò pieno di energia avrò voglia di allenarmi. Quindi l'obiettivo è ritornare ad avere un metabolismo efficiente.